Io ringrazio tutti voi per essere qui presenti questa mattina perché riteniamo importante un incontro che è volto a dare corretta informazione rispetto ad un evento che sicuramente crea una situazione di preoccupazione e di, tra virgolette, allarmismo, per cui è giusto che la sanità pubblica sia disponibile e presente per dare appunto le informazioni che siano necessarie. Inizieremo questa conferenza con alla mia sinistra il direttore Nicola Nardella, che è il direttore del presidio ospedaliero di Fano, la dottoressa Cristiana Catò, che è un dirigente medico sempre dell'ospedale Santa Croce di Fano, e poi abbiamo il dottor Giovanni Cappuccini, direttore del dipartimento, e io che sono il direttore del servizio igiene pubblica di Fano. Io darei subito intanto la parola al dottor Nicola Nardella, che ci spiegherà un po' quelle che sono state le origini di questa situazione rispetto al caso indice che ha portato poi a tutto un intervento di prevenzione e di profilassi per una popolazione. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo l'occasione, diciamo, è un'occasione non bella perché stiamo parlando del decesso di un bambino di 10 anni che è avvenuto presso l'ospedale Santa Croce di Fano in merito a una serie di problematiche che sono state, diciamo, prevalentemente legate a un quadro neurologico in cui c'è stato l'accesso in pronto soccorso di sopore e un'altra serie di sintomatologie che ci hanno poi orientato, diciamo, verso l'aspetto, diciamo, infettivo verosimile, perché stiamo parlando, diciamo, di diagnosi chiaramente, diciamo, attualmente in fase ancora non definitiva. Questo è importante dirlo perché è evidente, diciamo, che il direttore del Dipartimento di Prevenzione, dottor Cappuccini, dottor Agostini, e noi come ospedale abbiamo il compito non di intervenire, diciamo, solo quando abbiamo certezza matematica, ma di prevenire eventuali altri effetti che possono essere legati, come potete ben immaginare, a malattie contagiose, come si sospetta in questo caso, diciamo, che è una meningite meningococcica o comunque, diciamo, un quadro infettivo importante. Chi ha gestito per l'ospedale la situazione, il caso, sono state prevalentemente il pronto soccorso. È stata la nostra pediatria, è stata la rianimazione, è stata la direzione medica di presidio, nella fattispecie, diciamo, di chi mi sta di fianco, che è la mia collaboratrice, la dottoressa Cristiana Cattò. Io ci tengo solo ed esclusivamente, diciamo, a impostare, per evitare di sottrarre del tempo a chi di fatto ha gestito in prima persona questo caso che purtroppo ha avuto i risvolti che voi tutti sapete. Da noi l'accesso in pronto soccorso c'è stato alle 5:24, un quadro abbastanza conclamato, importante, tant'è che l'accesso, diciamo, è stato classificato come accesso non tanto di urgenza ma di emergenza, quindi un codice rosso per cui la macchina si è attivata da tutti i punti di vista con chiaramente, diciamo, l'attivazione del rianimatore e tutto ciò che chiaramente è stato necessario, diciamo, fare fino a quando, diciamo, non è avvenuto il decesso alle 7:40. Ci sono stati una serie di segni diretti e indiretti che non sto qui a specificarvi per una serie di ragioni che sono squisitamente tecniche, che hanno fatto propendere chiaramente per un'ipotesi, come vi dicevo prima, di patologia meningitica di tipo infettivo ed è stata la motivazione per cui noi abbiamo immediatamente allertato l'igiene pubblica, il dottor Agostini, che chiaramente doveva e ha proceduto, diciamo, poi vi dirà lui, alla tutela chiaramente della salute pubblica per quanto riguarda il versante, diciamo, non ospedaliera. La parte, diciamo, chiaramente che riguarda l'ospedale ha innanzitutto adesso definire bene che cosa nella maniera più categorica è accaduto, in maniera dettagliata. La tutela chiaramente degli operatori che sono stati coinvolti nel percorso assistenziale
e il collegamento che abbiamo sempre avuto tra l'azienda, cioè tra l'ASUR, il Dipartimento di Prevenzione nella fattispecie, e l'ospedale, che in questi casi chiaramente, adesso questo è un caso che voi purtroppo, dico purtroppo, vedete, ma accade tutti i giorni che queste cose chiaramente, diciamo, si verificano. Adesso io passerei la parola alla dottoressa Cattò per farci spiegare un attimo precisamente come ha gestito la questione. Buongiorno a tutti. Allora, la direzione medica, e in particolar modo io reperibile nella giornata di ieri, sono stata allertata dal medico di pronto soccorso, la dottoressa Moretti, di quanto accaduto, in particolar modo del fatto che il bambino era arrivato in pronto soccorso soporoso e nonostante insomma, le poche ore che erano trascorse dall'ingresso al decesso, il sospetto molto forte era quello di una meningite meningococcica, motivo per cui ci siamo attivati, siamo andati subito in ospedale con la mia collaboratrice Baldelli e ci siamo recati in pronto soccorso per l'attivazione innanzitutto della verifica dei contatti, ovvero dei professionisti che avevano seguito il caso, a cui è stata somministrata la profilassi antibiotica. Immediatamente ci siamo attivati col territorio, quindi abbiamo trasmesso la notifica di sospetto di meningite all'igiene sanità pubblica proprio perché non si perdesse tempo e si iniziasse immediatamente la verifica dei contatti, trattandosi di un bambino che quindi aveva frequentato il pomeriggio stesso altre persone. E abbiamo allertato la farmacia, la dottoressa Poli, che ci ha fornito il quantitativo di farmaco per la profilassi, per i contatti, per gli operatori coinvolti, che sono stati circa una ventina all'interno dell'ospedale. E successivamente, dopo la valutazione della documentazione, dopo aver parlato col medico di pronto soccorso, è stato chiesto naturalmente il riscontro diagnostico per verificare l'esatta causa della morte, e che sarà svolto poi dall'anatomia patologica di Pesaro nella giornata di domani. E quindi abbiamo poi provveduto a attivare un percorso per i pazienti che si potessero poi presentare in pronto soccorso dopo l'allerta pubblica, e abbiamo poi provveduto anche a contattare personalmente l'igiene sanità pubblica per la successiva allerta delle guardie mediche della continuità assistenziale qualora si fosse resa necessaria un'informazione ad ampio spettro, cosa che poi si è verificata. Ok, passerei adesso la parola al direttore del Dipartimento di Prevenzione. Buongiorno a tutti. Ieri mattina verso le 11:30 sono stato allertato dal dottor Agostini, che di questo caso di sospetta meningite. Ho offerto la disponibilità anche del personale della ex zona territoriale 2 di Urbino e ho aspettato che mi arrivasse la conferma di questa cosa qui. Verso l'1:30 mi ha richiamato, ho allertato il medico reperibile, un assistente, siamo giù subito a Fano, ci siamo messi d'accordo sul da fare, abbiamo reperito i farmaci necessari e indispensabili e poi siamo andati tutti quanti a Orciano, dove abbiamo iniziato prima facendo un discorso con una specie di conferenza, cioè un chiarimento con tutti quelli che erano presenti, poi il dottor Agostini sarà più preciso su questo, e abbiamo sottoposto a profilassi tutte le persone che erano del caso, che dovevano essere sottoposte, e dopodiché abbiamo concluso le operazioni circa verso le 18:30, quindi più tempestivi di così penso che non sia possibile operare. Il dottor Agostini adesso vi chiarirà tutti i dettagli dell'operazione. Allora, intanto volevo precisare, questo per dare la giusta dimensione a questo evento, che queste forme invasive di tipo batterico, soprattutto da meningococco, sono delle forme abbastanza rare, soprattutto in questo tipo di manifestazioni, non hanno una elevata contagiosità e il meccanismo di profilassi è possibile ed è previsto per alcune categorie che sono ritenute a rischio. Allora, ieri mattina anche noi avevamo un nostro medico reperibile, il dottor Alfredo Vaccaro, che è stato allertato attraverso la direzione sanitaria dell'esistenza di un sospetto caso di meningite in un bambino con meningite fulminante.
Chiaramente un episodio di questo tipo, come poi diceva il dottor giustamente Nicola Nardella, noi siamo costantemente in contatto sanità pubblica ed ospedale ed è una, diciamo, quasi un lavoro quotidiano quello di rapportarci su tantissimi casi di malattie infettive che possono andare dalla tubercolosi a tanti altri tipi di malattie infettive che possono verificarsi nel nostro territorio, e la sinergia tra sanità pubblica ed ospedale è in questi casi fondamentale perché ci permette di poter agire in forma preventiva nei confronti della popolazione. Nel caso specifico, trattandosi di un sospetto di meningite meningococcica e avendo la possibilità nella meningite meningococcica di poter intervenire sui contatti stretti, abbiamo attivato la macchina per mettere in piedi questa cosa. Ora era chiaro che un medico reperibile da solo nell'ambito di un'intera popolazione era un po' in difficoltà, quindi abbiamo riattivato tutto il servizio, abbiamo richiamato, nonostante era domenica, le assistenti sanitarie che sono state tutto il giorno presenti, perché il nostro compito in quel caso era rintracciare con l'urgenza più possibile, più velocemente possibile, i contatti stretti. Cosa sono i contatti stretti? E su questo ci vuole molta chiarezza perché se no si genera molto confusione. Il caso poi crea anche allarmismo. I contatti stretti sono quelli che convivono, che hanno convissuto con il soggetto per più tempo, addirittura sono i familiari, giustamente, perché vivono nella stessa abitazione. Si considerano contatti stretti i compagni della classe, quelli che vivono con lui, hanno vissuto con lui per giorni. E su questo noi abbiamo, anche insieme al dottor Cappuccini, valutato quelle che potevano essere le persone da dover contattare. Non era un lavoro semplice perché bisognava avere gli elenchi della scuola di domenica con la scuola chiusa, dovevamo avere questo ragazzo aveva frequentato la piscina e quindi aveva frequentato la mensa, quindi la parrocchia, e quindi mettere in moto un meccanismo che in poco tempo potesse condurre ad avere non solo i nominativi ma anche i recapiti telefonici e la possibilità di contattare queste persone. Nello stesso tempo si è resa necessaria la valutazione della quantità di antibiotico, perché in questi casi la profilassi è con antibiotico, ma se sono poche persone reperire un po' di antibiotico non è difficile, ma quando le persone incominciano a essere nell'ordine quasi di un centinaio si è creata la problematica di dire troviamo l'antibiotico. Quindi abbiamo incominciato a contattare i vari ospedali, il motivo per cui ho chiamato anche il dottor Cappuccini per sapere se Urbino ci fossero già degli antibiotici disponibili, e c'erano. Abbiamo poi contattato la struttura centrale attraverso che devo dire, ecco, il meccanismo di questo sistema è la sinergia. Cioè quando capita un caso come questo si deve costituire un tavolo di sinergia tecnica tra figure professionali diverse. E devo dire che tutto il sistema, nonostante, ha risposto, che da domenica ha risposto. Abbiamo contattato la responsabile della farmacia di Fano, la dottoressa Resta, abbiamo contattato la responsabile della farmacia degli ospedali, che è la dottoressa Carmen Vitali. E insieme si è poi ritrovato un centinaio di fiali di antibiotico che però stavano nel deposito a Iesi. A questo punto devo dire che è stata fantastica la disponibilità prestata dal capitano dei carabinieri di Fano, che ho anche incontrato, che ci ha messo a disposizione una staffetta, due pattuglie dei carabinieri, una che partiva da Iesi, una da Fano, per avere nel tempo più breve possibile il quantitativo di antibiotico. E devo dire che nell'arco di un'oretta siamo riusciti a reperire l'antibiotico. Insomma, in sostanza verso le 1:30 già eravamo pronti, le 2 eravamo pronti a poter agire nei confronti della popolazione a rischio. C'è stata una grandissima disponibilità del sindaco di Orciano e del vice sindaco in particolare, che ci ha messo a disposizione e ci ha dato tutto il supporto possibile per poter interagire con la popolazione. Siamo riusciti attraverso gli assistenti sanitari a contattare tutti quelli che erano i soggetti a rischio.
e li abbiamo convocati per le ore 16, in modo tale da dare tempo anche alle persone di arrivare, in consiglio comunale, nella sala consigliare del comune di Orciano. Io devo ringraziare in tutto questo appunto tutti quelli che hanno collaborato, nonostante la giornata festiva, dei miei medici, il dottor Vaccaro, dalle mie assistenti sanitarie, la Maria Rosa Spadoni, la Meglio, che hanno si sono dedicate tutta la giornata a questa attività, ma devo ringraziare anche la collaborazione che è arrivata da Urbino, perché gestire una popolazione intera sicuramente richiedeva più persone, tant'è che ci ha dato una mano il dottor Liverani di Urbino e anche l'assistente sanitario di Urbino. Quindi diciamo che alle 16 abbiamo iniziato a incontrare la popolazione, abbiamo distribuito a tutti quelli presenti, ed erano tanti all'interno del consiglio comunale, della sala consigliare, materiale informativo, e abbiamo contemporaneamente iniziato, oltre che a spiegare, a rispondere alle domande, poi abbiamo iniziato la somministrazione dell'antibiotico e alla distribuzione dell'antibiotico a tutti i soggetti che abbiamo considerato a rischio. In sostanza abbiamo distribuito circa 70, sono state trattate 70 persone, di cui abbiamo trattato 68 bambini e 24 adulti. Quindi in sostanza quasi un centinaio di persone che sono state trattate con antibiotico. La profilassi antibiotica è molto semplice, nel senso che per i bambini si trattava di 2 somministrazioni al giorno per 2 giorni, quindi abbiamo anche consegnato il quantitativo di antibiotico per le ulteriori somministrazioni. Per gli adulti era sufficiente una compressa di ciprofen per un giorno. Da questo punto di vista devo ribadire che abbiamo cercato di rispondere a quelle che sono anche le ansie, giustamente, che da genitori ci sono relativamente ai contatti, cioè che cos'è da considerare contatto ad alto rischio. Io questo vi chiederei anche gentilmente di dare un'informazione corretta e scientifica. Il contatto stretto, questa malattia si prende con una trasmissione diretta. Quindi il fatto di un rapporto che è stretto, è continuato e prolungato, potrebbe essere anche quello che è lo scambio di uno spazzolino, lo scambio anche nell'ambito del mangiare, dello stare insieme, del dormire insieme, quindi in un contatto che è generalmente prolungato. Su tutto questo noi abbiamo usato una linea confrontata e concordata di anche allargare ad alcune altre categorie che potevano comunque rientrare in una condizione di rischio. E quindi abbiamo trattato sia i soggetti che erano nella classe, abbiamo trattato i soggetti che il venerdì erano stati in piscina con il ragazzo, abbiamo trattato i soggetti che erano a mensa, abbiamo cercato la parrocchia perché aveva frequentato anche il catechismo e abbiamo quindi incluso alcune persone rispetto a quelle che sono gli indirizzi e le linee guida generali. Ancora stiamo, e le mie operatori, compreso adesso i miei collaboratori medici, stanno ancora valutando alcuni singoli casi che se devono ancora essere trattati in mattinata, ma tendenzialmente abbiamo raggiunto tutti quelli che erano i soggetti considerati ad alto rischio nell'arco di 3-4 ore. Questo lo dico perché si è agito nell'ambito di un sospetto, ma giustamente anche nell'ambito di un sospetto occorre fare questo tipo di intervento. La macchina e il sistema ha interagito in maniera completa. Quindi diciamo che ora quello che dobbiamo fare è la sorveglianza sanitaria. È già stata messa in piedi la sorveglianza sanitaria che durerà per una decina di giorni. Questa mattina abbiamo inviato, in accordo con il dottor Giovanni Guidi, direttore del distretto di Fano, una informativa a tutti i pediatri e a tutti i medici di medicina generale, dando delle indicazioni ed indirizzi in relazione alla sorveglianza sanitaria. Perché da adesso in poi quello che si attiva è una sorveglianza sanitaria. Se ci sono domande, io ho fatto un po' un'analisi. Prego. Diagnosi in fase non ancora definitiva vuol dire quando verrà sciolta?
Sì, cioè come vi dicevo prima, queste sono situazioni in cui capite bene che abbiamo di fronte una scelta che è quella innanzitutto di tentare il tentabile nel salvare la vita a un bambino di 10 anni nella fattispecie, quindi di concentrarci chiaramente diciamo sull'attività in acuzie diciamo di chi di fatto si trova ad affrontare questo evento. Nel momento in cui noi abbiamo chiaramente una serie di indicatori clinici che sono, voglio dire, di tipo obiettivo, adesso non voglio entrare nei particolari, diciamo per ragioni anche di rispetto, diciamo proprio diciamo, alla persona e alla famiglia. La modalità con cui è avvenuto il fatto, la situazione da un punto di vista di presentazione del quadro in ospedale, la presenza diciamo, di alcune tipologie di lesioni che siamo andati diciamo, chiaramente a constatare, alcuni dati diciamo, biomorali orientano diciamo, per un quadro di tipo infettivo con quello che voglio dire poi ne che sostanzialmente è l'evento che fa precipitare il quadro. E come vi diceva la mia collaboratrice, la dottoressa Cattò, domani mattina ci sarà il riscontro diagnostico, adesso, per i non addetti ai lavori l'autopsia, dove chiaramente noi capiremo tante cose. L'ho fatta come premessa all'inizio, dove lei stava arrivando, ed è questo un approccio per noi fondamentale, questo a tutela innanzitutto della salute pubblica, a tutela chiaramente diciamo, voglio dire, anche della famiglia. I risultati si avranno in giornata? La risposta è no, abbiamo dei risultati in giornata che sono quelli quando, adesso ancora una volta senza entrare nel merito di una metodologia che è anche poco piacevole da descrivere, se ci sono dei quadri macroscopici diciamo come può essere un'emorragia, un quadro che ad occhio chiaramente è percepibile, questa situazione chiaramente noi la accertiamo immediatamente, però dopo noi facciamo dei prelievi, delle analisi e cerchiamo chiaramente di correlare il quadro macroscopico col quadro microscopico e nella fattispecie diciamo, tenteremo anche tutto l'approccio anche microbiologico, diretto o indiretto, diciamo che se ne rende necessario. Qualche giorno? Forse anche di più di qualche giorno, direi una ventina di giorni diciamo io li prevedo chiaramente diciamo tutti, per questo che chiaramente non ci siamo potuti permettere di mettere minimamente a rischio la popolazione ed è il motivo per cui voglio dire abbiamo proceduto, cioè in questi casi il meccanismo di tutela della salute pubblica come diceva il direttore del Dipartimento, dottor Cappuccini e il dottor Agostini, deve essere eccessivo nella prudenza, per cui capite bene che ci potremmo trovare, lo dico diciamo, voglio dire, da medico, di fronte a un caso di non meningite in cui abbiamo agito con la meningite, ma sono procedure di sicurezza, perché se di meningite si tratta il rischio chiaramente è quello di coinvolgere altri bambini, per cui noi il nostro compito è spezzare la catena diciamo, voglio dire, di passaggio di un'eventuale malattia infettiva. Però ripeto, ci sono alcuni segni che a noi ci hanno insegnato all'università che sono abbastanza suggestivi anche nella modalità con cui si è espressa la malattia. Ci può fare un esempio? Guardi, la meningite è una malattia che ha un'evoluzione e una presentazione che in alcuni casi di tipicità è legata alla classica cefalea, alla febbre, alla rigidità nucale, cose che per esempio non tutte erano presenti diciamo, nel quadro di specie anche questo è un estremo caso di, non dico patognomonico, cioè specifico di questa malattia, la presenza diciamo, di piccole lesioncine sulla pelle che si chiamano petecchie,
che in genere accompagnano chiaramente, diciamo, questa malattia. Ripeto, la collega all'inizio vi faceva presente, diciamo, che il bambino è entrato con un quadro diciamo di tipo soporoso. Anche questo vuol dire che c'è una compromissione chiaramente, diciamo, del sistema nervoso centrale. Quindi, ripeto, noi stiamo ragionando con un criterio di prudenzialità, però mettendo insieme nella nostra esperienza, diciamo, qualcuno di noi ne ha abbastanza, diciamo, su questi settori ospedalieri, è verosimile che ci troviamo, ecco, in quell'ambito. Adesso, voglio dire, se non è una situazione, noi in genere ci troviamo di fronte a delle patologie infettive meningitiche che spesso si associano nelle forme soprattutto fulminanti a delle meningiti meningococciche, cioè batteriche. Adesso, voglio dire, questo per noi è estremamente difficile da accertarlo se non abbiamo chiaramente, diciamo, oggettivamente, diciamo, se non vediamo al microscopio, diciamo, il diplococco, facciamo fatica ad accertarlo. Vedremo in maniera diretta o indiretta ciò che ci fornirà l'esame autoptico, diciamo. Scusate? È iniziato il sabato pomeriggio. Ha cominciato ad avere un po' di febbre. Sì. Ma è una patologia che conduce sempre al decesso? Oppure esiste una cura? Oppure dei tempi di cura che sì, possono portare poi alla guarigione? Sì, la domanda è molto pertinente. La meningite non è che conduce sempre a morte. La meningite. Questo tenete presente che fino al 30% della popolazione potrebbe essere portatrice sana, esatto, di meningococco. Quindi non è un evento. Cioè, sono eventi eccezionali. Sono eventi assolutamente, come diceva il dottor Agostini, eccezionali. 10-15 anni fa è l'ultimo decesso. No, ma decessi, sì, di casi noi di meningite ne vediamo uno ogni qualche anno. Non so, poi Foghetti ha assistito a alcuno degli ultimi casi che ci fu qui a Fano in una scuola sotto Natale. Però di fatto, fortunatamente, non sono eventi frequenti. Un quadro di questo tipo, a detta dei nostri pediatri più, tra virgolette, anziani dell'ospedale di Fano, erano 30 anni che chiaramente, diciamo, non si presentava, diciamo, con questa modalità. Ripeto, le meningiti non è che sono situazioni, diciamo, dove quando vengono la mortalità è del 100%, voglio dire, non ce l'ha nemmeno l'Ebola, però quando si tratta chiaramente di situazioni voglio dire eccezionali, questo accade in tutte le parti d'Italia, come vi diceva il dottor Agostini, ha questo aspetto, diciamo, questa evoluzione tipo fulminante. C'è anche da fare una distinzione, se mi è consentito, cioè, noi di casi di meningite ne vediamo, perché una delle forme più frequenti di meningite sono quelle chiamate linfocitarie, quelle non batteriche. Che sono quelle un po' più frequenti. Quelle batteriche, fortunatamente, oltretutto adesso c'è anche i vaccini che si stanno aumentando, adesso abbiamo anche un vaccino per il meningococco B. Quel bambino va fatto il vaccino? Su questo non abbiamo ancora verificato, ma al di là di questo ci sono diversi tipi di meningococco che sono chiamati in causa. Attualmente la vaccinazione è per il meningococco C. Di fatto oggi abbiamo comunque la vaccinazione, da quest'anno si potrebbe anche fare, e hanno scoperto anche quella per il meningococco B. Invece, perché i meningococchi più frequenti sono i B e C qui nella nostra realtà. Chiedo scusa, per quanto riguarda comunque l'autopsia, lei diceva che probabilmente il quadro macroscopico potrebbe dare ulteriori conferme a questo diagnosi. No, non ho detto questo, ho detto, cioè, la sua collega mi faceva notare, dice, ma l'autopsia ci dirà immediatamente qualcosa. Ho detto, se ci sono dei segni macroscopici, diciamo, di interessamento, ovviamente, diciamo, qui la situazione è cercare di capire, di correlare. Cioè, noi partiamo da un concetto che è come il bambino si è presentato da noi in ospedale dal racconto anamnestico che c'è stato. È evidente, diciamo, come diceva il dottor Agostini, voi capite bene che un meningococco deve essere visto in maniera diretta.
diretta o dei segni indiretti, quindi per noi sono aspetti, diciamo, che richiedono l'utilizzo di eventuali metodologie che adesso, voglio dire, non sto qui a definire, su cui noi dobbiamo entrare nel merito, diciamo, per analizzarle. Ecco, questo è, dicevo, del macroscopico, perché parlavo dall'inizio, l'esordio che io ho fatto è quello che stiamo parlando di un'ipotesi molto molto verosimile di meningite fulminante, però può essere anche un'altra situazione, a questo non lo riesco chiaramente ad escludere tout court. Vi ho spiegato anche dei segni su cui noi ci siamo basati e su cui chiaramente abbiamo effettuato la nostra ipotesi diagnostica. Non posso darle una risposta di questo tipo. Se fosse un adulto sarebbe più semplice. In un bambino il quadro, diciamo, per come si è presentato, ripeto, propende per, però lei capisce che di mezzo ci possono essere situazioni di tipo genetico, malformazioni e condizioni di cui sinceramente si fa fatica a giustificarlo, perché poi bisogna incrociarlo con la febbre, che è un altro segno, chiaramente, diciamo, che propende per un quadro meningitico. Quindi l'orientamento, ripeto, è fortissimo verso una patologia infettiva, perché febbre, stato di sopore, evoluzione chiaramente così repentina e violenta, diciamo, della sintomatologia. Noi abbiamo anche dei dati bioumorali che siamo riusciti a trattenere. Ecco, cioè, mettendo insieme, diciamo, tutte queste cose, però lei capisce che non è semplice, fin quando non a caso, diciamo, chiediamo il riscontro diagnostico. Come può aver contratto questo batterio? Questo diceva che l'alta percentuale della popolazione ha il meningococco nel proprio rinofaringe, che vive lì tranquillo in condizioni particolari di condizioni debilitanti, sovraesposizione di malattie infettive e tante altre cose, può sviluppare la malattia, però i casi, ripeto, sono estremamente rari, anche perché il meningococco è abbastanza diffuso, insomma, non è che non c'è. Dottor Cappuccini, traducendolo, se noi facciamo a lei un tampone, diciamo, rinofaringeo, è facile che troviamo praticamente anche un meningococco. Questo non vuol dire che lei svilupperà la malattia, questo è un po' il senso. In una popolazione, se lei lo paragona, 100 persone, dal 2%, cioè 0,2% fino al 30% potrebbero essere portatrici di meningococco. Che sta lì, che sta tranquillo. I portatori che sono sani e che non danno nessun problema. In situazioni di debilità, cioè in particolari condizioni, ovviamente dello stato anche di salute individuale, c'è un meccanismo che porta a sviluppare una malattia. In genere è rara, è comunque grave, fino a gravissime situazioni come questa, che poi verrà chiarita anche in termini anatomopatologici. Scusi, adesso non so, sono troppo in collegamento con la relazione, non so se capito. Esistono dei vaccini, ma non ci sono dei vaccini polisaccaridici che però non vengono, cioè, hanno una durata limitata nell'immunizzazione. Poi abbiamo la vaccinazione per il meningococco C, però i meningococchi sono diversi serotipi, quelli più frequenti che danno meningite sono di 5 tipi. Oggi, dal 2014, è possibile anche fare la vaccinazione che comprende anche il meningococco B, però è una vaccinazione recente, mentre prima si faceva la vaccinazione per il C. Vuoi aggiungere qualcosa? Cioè, sostanzialmente i tipi di meningococco sono più di uno, l'A, il B e il C, più altri sottoserotipi. L'A è tipico delle zone subsahariane, il B e il C sono frequenti, si possono trovare anche nelle nostre zone. Un caso abbiamo avuto anche di tipo A, anche se non aveva nessuna correlazione geografica, però l'ha avuta. Diciamo che è una buona opportunità fare la vaccinazione. Ecco. Allora, il vaccino che c'è stato fino a pochi mesi fa copriva soltanto il meningococco C e alcuni serotipi. Da qualche mese c'è anche il vaccino che copre il serotipo B, però, ripeto, non copre la totalità di tutti i meningococchi. Cioè, una grossa fetta, però, per esempio, sì. Una cosa che noi abbiamo notato, da quando è stata introdotta la vaccinazione per l'Haemophilus influenzae, che era un altro batterio che dava casi di meningite anche, noi abbiamo avuto un quasi azzeramento di situazioni di meningite da Haemophilus influenzae. Quindi la pratica della vaccinazione è sicuramente il presente e il futuro di questo tipo di medicina. Tenete presente che oggi
si è arrivati a fare un vaccino come l'HPV che per il cancro, come il vaccino dell'epatite B, che addirittura un'epatite sviluppa in, un tot per cento di casi addirittura nel carcinoma del fegato. Quindi il vaccino dell'epatite B non solo protegge dall'infezione dell'epatite B, ma anche dal cancro del fegato, da virus B. Allora, quindi è chiaro che gli sviluppi e le scoperte, ben venga il vaccino contro l'epatite B e contro le meningite B, ben venga l'associazione di più sierotipi di meningococco e farli magari insieme per fare una protezione più completa. Poi è chiaro, nello scibile dei microorganismi. Lei diceva prima che la profilassi antibiotica per gli adulti è consistita in una sola compressa, sì. Mentre per i bambini due compresse ieri e due oggi. No, allora, grazie, allora. Sì, vabbè. Nei bambini va 10 mg per chilo di peso corporeo, per cui abbiamo dosato per ogni singolo bambino, in grosso modo il peso, il dosaggio della singola dose da somministrare. Sono due somministrazioni al giorno per due giorni. Mentre nell'adulto ne basta una. Ne basta una sola. Due somministrazioni. E abbiamo lo sciroppo? Lo sciroppo, ci sono anche delle compresse sopra i 30 kg, abbiamo dato anche compressine di Rifadi, sono due tipi, una è Fampicina e l'altra una Cefosporina. Anche qui diceva il collega, per esempio, diciamo giustamente della tipologia con cui viene fatta la chemioprofilassi. Nell'adulto si usa un farmaco, nel bambino se ne usa un altro tipo di farmaco. Diciamo. Nell'adulto si usa la ciprofloxacina, che è quello che noi abbiamo usato sui nostri operatori. Nel bambino, hanno usato anche negli adulti, penso, diciamo, voi avete usato la ciprofloxacina. Sì, sì, sì. Nel bambino si tende a utilizzare un altro antibiotico. Fino perché a 18 anni non si usa. Non si usa perché la ciprofloxacina è un antibiotico che interferisce, diciamo, con l'accrescimento delle cartilagine. Voi immaginate che nei bambini è un meccanismo presente. Si sceglie l'altro antibiotico. Che non aspetti tecnici. Non aspetti tecnici però di prescrizione. E ci risulta il figlio unico della coppia, il papà però in un precedente matrimonio ha due figli più grandi. E quindi la vaccinazione è stata fatta soltanto a lui, cioè non nell'ambito familiare, il padre, la madre. Infatti non è vaccinazione, la profilassi antibiotica è stata fatta a tutta la famiglia, e su questo c'è già una sinergia e un accordo con le direzioni ospedaliere, che i familiari vengono già sottoposti a terapia preventiva subito. Noi agiamo su tutto quello, perché su questo abbiamo già la garanzia che loro hanno provveduto ai familiari stretti, padre, madre, nonna, zia, eccetera, che stanno lì, ci provvede in genere già con la protezione dell'ospedale. Per cui sono stati trattati tutti quelli che sono i familiari. Il contatto stretto vuol dire vivere insieme, per cui anche l'essere stato una settimana insieme dentro casa, mangiando, dormendo, è chiaro che se poi c'è un familiare ulteriore, che magari un cugino che viene da fuori ed è stato quella settimana lì, è chiaro che viene trattato come se fosse un familiare stretto. Le persone trattate saranno oggetto di un monitoraggio più attento o comunque... Noi abbiamo attivato la sorveglianza sanitaria, per cui, come vi dicevo, da adesso in poi parte quella che è proprio prevista. No, per volta, come abbiamo detto, tutta l'area, ma in particolare nella zona con i medici che sono lì nella zona con maggiore attenzione, per cui, d'altro canto, questo è anche il loro lavoro. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono già formati e consapevoli di questo processo. Stamattina li abbiamo comunque riallertati con oltretutto una scheda, con delle schede anche tecniche da notizie tecniche. Quando parla di zona, cosa intende? Ma in genere è il circondario rispetto al caso indice, quindi comuni un po' più vicini. Poi è chiaro che noi l'abbiamo comunque, vista la situazione, anche estesa a tutti i medici, anche per non saltarne uno sostanzialmente, perché poi magari quando comincia a scegliere, per cui abbiamo sistemato. È chiaro che abbiamo preso contatti diretti, però per esempio ieri noi abbiamo già telefonato direttamente alle guardie mediche, perché era il giorno di guardia medica, per cui abbiamo preso un contatto diretto anche con dei fax alle guardie mediche, insieme al dottor Giovanni Guidi del distretto abbiamo concordato questa procedura.
Oggi stesso, abbiamo informato le guardie mediche che monteranno nei prossimi giorni, sia di notte, in modo tale che abbiano anche loro dei criteri di valutazione e dei criteri che siano unici. Quindi da questo punto di vista diciamo la parte della sorveglianza è arrivata. Il rapporto stretto, ieri per esempio ci siamo sentiti telefonicamente anche con Giovanni Guidi, lo stesso ha telefonato al medico che segue di base, che aveva il bambino in carico, il pediatra che aveva il bambino in carico, in modo tale da acquisire sia informazioni, sia dare informazioni al medico per attivare lui stesso una sorveglianza su quelli che sono gli amici più stretti e quant'altro. Quindi questa è partita, questa è nella routine, diciamo, delle attività, è la parte più... la parte più difficoltosa, soprattutto in quel caso, era rintracciare tutti i contatti e valutare appunto il concetto di contatto stretto e non contatto stretto. Su questo abbiamo lavorato in sinergia, in accordo con i vari colleghi, e siamo intervenuti, diciamo, più testi per avere. Alle 10 si è scattato l'allarme, già alle 2 eravamo pronti per agire, abbiamo aspettato solo le 4 per avere un orario anche per la gente di... E alle 7 avevamo finito sostanzialmente, quindi dopo tutto il giorno io sono rimasto lì. Perché... Una domanda per la precisione, la piscina si intende la mini salvalai? No, no, la piscina erano bambini ed era della zona di lassù sostanzialmente, non era la piscina nostra, non c'entra niente quella di fare. Okay. La mensa? La mensa è la mensa scolastica. La parrocchia era la parrocchia sua. Vi volevo chiedere invece del magazzino di Iesi, perché a Iesi c'è... Perché c'è un centro che è chiamato Centro Pharma delle Marche, e questo poi sono gestioni, per quello vi dicevo, importante la sinergia di tutti, perché questo io ho telefonato alla responsabile delle farmacie, sia dell'ospedale che del territorio, dicendo io ho bisogno di almeno 100 dosi di, per stare tranquillo, 100 dosi di antibiotico sia per bambini che per adulti diversificati. Nell'ospedale giustamente loro ce l'hanno, ma ce l'hanno giustamente per gli interventi in ospedale. L'ospedale di Urbino ha messo a disposizione quelli che aveva, però siccome il quantitativo poteva essere notevole, la direzione farmaceutica dell'area vasta poi ha individuato questo quantitativo che è nei magazzini centrali della regione, insomma del servizio di distribuzione farmaci. E a quel punto, siccome già eravamo in contatto con i carabinieri di Orciano per gestire un po' anche la situazione, insieme al capitano qui dei carabinieri di Fano, si è deciso di inviare, per fare più velocemente possibile, una staffetta per prendere questi farmaci. Ci sono dei sintomi che devono allertare la popolazione? No. Ma guarda, sono talmente... I medici lo sanno. Lo sanno loro, non c'è questione. Non entrerei sulla fase dei sintomi perché siamo in un periodo di influenza. Mi pensi che già una banale febbre potrebbe generare... La valutazione è fatta dai medici, per quello che noi abbiamo allertato i medici, anche stamattina abbiamo mandato un'informativa in modo tale che sono loro a valutare situazioni particolari. Però è tanto difficile... La meningite era una malattia molto diffusa prima dell'era antibiotica, ma non soltanto perché non c'era la cura, è perché si manifestava soprattutto nelle caserme, nei convitti, nei collegi, praticamente nelle comunità chiuse dove la gente stava lì e viveva a contatto dalla mattina alla sera. Adesso c'è qualche caso sporadico, ma ripeto, può capitare un caso ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni. Casi eccezionali come questo succedono ogni 10-15 anni. L'ultimo caso che c'è stato nella zona dell'entroterra, sempre dalla vallata del Candigliano, mi sembra che è stato 13-14 anni fa, caso molto simile se non identico a questo qui. Lì si trattava di una donna giovane che ha avuto gli stessi sintomi e purtroppo lo stesso esito di malattia. Però ripeto, sono cose eccezionali che capitano molto ma molto raramente, anche perché la vita... Cioè, il batterio c'è sempre, ma è difficile che uno sia sottoposto a condizioni di stress fisico come poteva essere i militari
che viaggiavano per tutta Italia, quelli del nord andavano al sud e viceversa. Due giorni di viaggio, marce dei fatiganti, eccetera, è ovvio che le condizioni generali diminuivano, cioè c'era un indebolimento fisico e chi era più predisposto o meno poteva sviluppare la malattia. Queste condizioni non ci sono più, adesso ci sono solo i casi sporadici, sono eccezionali. È una tipica delle caserme, diciamo, intanto c'erano dei casi. Senti Massimo, scusa, l'ultimo caso mortale che era fatto? Ma io guarda, non ne ho memoria, non ne ho memoria. Di meningite così fulminante, non ne ho memoria. Abbiamo avuto casi di meningite, mi ricordo anche con Massimo Foghetti all'epoca che facevamo lo stesso una conferenza stampa, che era anche lo stesso ragazzino di una scuola, ma casi così fulminanti io non ne ho memoria. Circa 14-15 anni fa a Cagliari. Mentre i casi di meningite ogni tanto ce ne sono, cioè, poi distinguiamo perché anche lì l'allarmismo, perché poi dopo la gente a noi ci chiede anche la profilassi per quelle che sono le meningiti virali. Cioè, che non c'è profilassi. Che non c'è profilassi. La meningite virale oltretutto è meno pericolosa, non dà questi genere di situazioni così gravi, è più diffusa e non c'è profilassi perché è un virus. Non è... E quindi molte volte si confondono le due cose e a noi ci troviamo arrabbiati perché non ci fa la profilassi. Ecco, in questo caso non è. Però non ho memoria di un caso di questo tipo. In questi casi simili, mirai, ci sono stati poi i contatti. Cioè... No, c'è il caso simile. Caso secondario sono difficilissimi. Noi non abbiamo avuto memoria, almeno io in 36 anni di attività di medico non ne ho avuto memoria. Però purtroppo. Quando succede il caso grave bisogna mettere in atto tutte quelle misure che tecnicamente è possibile fare. No, ma questo è previsto, questo abbiamo fatto, anche perché forse anche questo tipo di intervento va a limitare una situazione di casi secondari. Magari possono essere casi contemporanei. I focolai epidemici ci sono registrati, ci sono registrati focolai epidemici da meningococco. Probabilmente in una situazione però già contingente fin dall'inizio. I casi secondari in genere sono anche più difficili. Comunque noi abbiamo cercato di coprire quelli che erano i soggetti più a rischio e poi ragazzi, abbiamo lavorato con quello che sono. Bene.